È partita la 4 giorni Vax Days anche qui al Lab di Catanzaro Lido. Sono già diversi cittadini che dalle prime ore, dalle 8:30 del 1º maggio, sono giunti qui per vaccinarsi. Siamo già all'81% di cittadini over 80 vaccinati qui nella provincia di Catanzaro. Le aspettative sono alte. Ne parliamo con il direttore corresponsabile dell'ASP di Catanzaro. Parte la 4 giorni di Vax Day per accelerare le vaccinazioni qui in Calabria. Al Lab di Catanzaro Lido è tutto pronto per accogliere più cittadini possibili. Si possono prenotare. Quali saranno le modalità? A chi è dedicato e che previsioni avete? Sì, l'hub di Catanzaro Lido è già operativo da stamattina alle 8:30, già aperto, già si sta procedendo regolarmente alla vaccinazione degli utenti che si sono regolarmente prenotati sulla piattaforma, perché l'accesso è garantito solo agli utenti che si registrano in piattaforma. È importante dire questo per dare una giusta informazione a chi vuole sottoporsi a vaccinazione. Le giornate sono 4 di 1.500 prenotabili al giorno, quindi l'agenda è prevista per 1.500 persone giornaliere. Solo per oggi abbiamo organizzato un richiamo per tutte le persone che non erano idonee precedentemente alla vaccinazione con AstraZeneca, quindi completiamo il loro percorso vaccinale, in quanto l'azienda sanitaria, nel momento in cui accedono al lab, se li prende in carico e li porta al compimento della vaccinazione. Quindi li seguiamo dall'inizio alla fine e garantiamo la loro vaccinazione. Quindi saranno 1.500 i vaccini che potranno essere effettuati qui al Lab di Catanzaro Lido. Come vi siete organizzati per queste 4 giornate? Le prenotazioni per Lab, come stanno andando? Allora, le prenotazioni, domani abbiamo quasi completato l'agenda per 1.500 persone, negli altri giorni ancora ci sono posti disponibili. Sì, sono aperti per over 60, over 70, caregiver e docenti, e vacciniamo con AstraZeneca. L'ASP di Catanzaro, previsioni per questi 4 giorni di Vax Day, saranno aperti diversi punti. Allora, qui a Catanzaro Lido già ci siete, avete parlato con Francesco Lucia. In contemporanea stanno lavorando il nostro presidio ospedaliero di Lamezia Terme, il presidio ospedaliero di Soverato e di Soveria Mannelli. Insieme a loro ovviamente continua il grande sforzo dei medici di medicina generale che continuano a somministrare le seconde dosi e completare quel poco che resta degli ultraottantenni, perché nella provincia di Catanzaro ne abbiamo già vaccinato l'81%. E queste giornate a cui hanno aderito con grande impegno e con grande amore tutti i nostri collaboratori amministrativi, medici, infermieri, porteranno nei 3 hub, in aggiunta a ciò che facciamo qui a Catanzaro Lido, disponibilità di circa ulteriori 3.000 prenotazioni al giorno. Sui 3 punti ospedalieri saranno vaccinati over 80 a richiesta e fragili. Mentre qui ci concentriamo, come ha detto Francesco Lucia, con le altre categorie, gli ultrasessantenni, i docenti e i caregiver. Stavo controllando sul nostro sito web, che è aperto a tutti i cittadini, si aggiorna in tempo reale, l'attuale stato di somministrazioni. Sono già oltre i 600, calcolate alle 10 di questa mattina, le somministrazioni effettuate. Invito chiunque voglia a vederle in tempo reale, perché le pubblichiamo su internet. Anche perché il sito dell'ASP ha una particolarità che è unica in Italia. Sì, siamo l'unica azienda sanitaria o ospedaliera che ci ha messo la faccia. In tempo reale, ogni 5 minuti, sul nostro sito web, voi vedete la situazione aggiornata, vaccino per vaccino, e la disponibilità di vaccini che decrementa ogni singolo minuto, mentre aumentano i vaccinati e gli immunizzati in tempo reale, perché tutti i cittadini possano controllare quello che facciamo e qual è l'impegno di questa azienda e dei suoi lavoratori. In particolare si possono vedere anche quante dosi di ogni vaccino, AstraZeneca, Moderna e Pfizer, sono rimaste. Assolutamente sì. Quante ne sono arrivate dall'inizio dell'attività, quante ne sono state consumate, quante somministrate oggi, quante ne restano nelle farmacie. E questo numero scende in continuazione. Penso ad AstraZeneca, un vaccino sicuro come tutti gli altri. Una settimana fa c'erano 14.000 dosi, oggi il numero è di circa 2.000. Domani questo numero scenderà ulteriormente.
fino alle prossime consegne. Quanti sono in totale i vaccinati nella nostra provincia, nell'ASP di Catanzaro? Allora, dalla sola ASP di Catanzaro sono stati vaccinati più di 70.000 utenti, circa 80.000. Se a questo aggiungiamo Pugliese Ciaccio e Mater Domini, che collaborano attivamente in maniera sinergica alla vaccinazione della popolazione, pochi giorni fa abbiamo avuto l'orgoglio di sfondare il tetto delle 100.000 somministrazioni su una popolazione di vaccinabili di circa 350.000 persone, che sono al netto di quelli che hanno meno di 18 anni. La provincia di Catanzaro rispetto alle altre province calabresi è un po' più avanti, perché almeno per gli over 80 si è quasi raggiunto l'80%. Lei pensa che insomma, questo possa continuare nel tempo, possa essere anche un po' vantaggioso per i cittadini catanzaresi, della provincia di Catanzaro ovviamente? Allora, non siamo superiori come provincia, anche se non è una gara, alle altre province della Calabria solamente, ma abbiamo un numero di vaccinati ultraottantenni che ieri era dell'81,11%. Questi sono numeri altissimi, di 5 punti superiori alla media nazionale e di 2 punti e mezzo superiori alla media del Lazio, che è considerata la principessa dei vaccini in questo momento. Ci inorgoglisce, perché tutelare la nostra popolazione anziana restituisce a quegli stessi anziani che hanno fatto così tanto per la nostra gente il nostro impegno e l'idea che stiamo partendo da dove si deve partire, da loro. È motivo d'orgoglio ed è un obiettivo che può raggiungere, come lo sta raggiungendo, tutta la Calabria. Si continuerà su questa linea anche sui fragili e sui domiciliari. In questo bisogna ringraziare soprattutto lo sforzo dei medici di medicina generale, che sono andate quasi in ogni casa degli ultraottantenni e proseguiranno con quegli utenti fragili che non possono uscire di casa già nelle prossime settimane con un ulteriore sforzo. Raggiungeremo percentuali ancora più soddisfacenti.